Il gorgonzola viene prodotto in Piemonte, nelle province di Novara, Vercelli e Cuneo. In Lombardia nelle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Milano e Pavia. La crosta del gorgonzola è ruvida e umida, tendente al rossiccio quando è matura. La pasta è cruda e unita, di colore bianco o paglierino, con screziature verde-blu dovute alle muffe. Per ottenere il gorgonzola, al latte vaccino pastorizzato si aggiungono spore di penicillium, fermenti lattici e caglio di vitello. Dopo 25-30 minuti si rompe la cagliata, prima in quadrati di pasta, che vengono lasciati riposare nel siero, poi in piccoli grumi. A questo punto il composto viene raccolto in teli e lasciato sgocciolare. Successivamente il prodotto viene raccolto in fasciere che passano nei locali di stufatura, quindi si sala a secco. Dopo un mese circa si procede alla foratura. Una leggenda vuole che la nascita del gorgonzola sia legata al capriccio d'amore di un casaro, il quale, per attardarsi con la sua bella, avrebbe rimandato all'indomani il lavoro della giornata e, mescolando la cagliata della sera precedente con quella della mattina, avrebbe ottenuto un formaggio mai prodotto prima. Questo è ciò che si tramanda, ma probabilmente il gorgonzola è l'evoluzione di un cacio di cui già l'arcivescovo milanese Ansperto da Biassono, nel 1881, parlò nel suo testamento. Il suo nome deriva dall'omonimo villaggio alle porte di Milano, dove secoli fa si radunavano le mandrie in transito, tanto che originariamente questo formaggio era conosciuto come stracchino di gorgonzola, ossia cacio prodotto con latte di vacche stracche, stanche. Il formaggio gorgonzola appartiene alla famiglia degli erborinati, cosiddetti perché screziati dal verde delle muffe.